Allo stato non ci risulta alcun rapporto o legame pregresso tra il papà dei bambini e l'aggressore. Al termine degli accertamenti posti in essere già nella giornata di ieri, non risultano in passato presentate denunce esposte da chi che sia per precedenti minacce che l'uomo aveva posto in essere nei confronti di familiari o terze persone armato di pistola. Sì, quella di Ardea è una di quelle circostanze in cui bisogna dispiegare un dispositivo che nasce apposta per neutralizzare quelle che sono minacce nei confronti di civili inermi. Non appena abbiamo avuto la certezza che la persona da ricercare, perché tale era ieri, si era asserragliata all'interno dell'abitazione, sono state subito poste in essere quelle che sono le procedure previste in questi casi qua. Una prima cinturazione a largo raggio utilizzando i dispositivi dell'arma territoriale, quindi dispositivi della Comando Compagnia di Anzio, di Pomezia, che sono sopraggiunti sul posto. Poi una cinturazione più a stretto raggio. La cinturazione a stretto raggio con, diciamo, l'ingaggio diretto dell'obiettivo è stata posta in essere dalle API, le aliquote di primo intervento, e dalle squadre operative di supporto. Le API e le SOS sono dispositivi che nascono all'indomani degli attentati terroristici di Parigi e Bruxelles. Le API sono dei dispositivi specializzati a disposizione dei nuclei radiomobili delle città, dei principali capoluoghi di provincia, mentre le SOS, le squadre operative di supporto, sono aliquote che, organiche ai reparti mobili dell'Arma dei Carabinieri e che vengono dislocate dal Comando Generale sul territorio nazionale per rinforzare i dispositivi sul territorio. Contestualmente, oltre alla sala operativa del Comando Generale, viene informato il GIS, anche perché l'impiego del GIS viene disposto direttamente dalla sala operativa del Comando Generale. Sul posto erano presenti anche i negoziatori del Comando Provinciale di Roma. I negoziatori del Comando Provinciale di Roma, con la madre e il familiare presente sul posto, acquisiscono elementi per una, eventuale negoziazione con la persona asserragliata. Sono in stretto contatto con i negoziatori del GIS che provvedono a formarli, quindi è personale che è già, amalgamato tra di loro. I negoziatori, del GIS, tengono in contatto, ovviamente il nostro personale sul posto. Contestualmente, nel momento in cui si decide l'intervento del GIS, al GIS vengono fornite tutte le informazioni necessarie per l'intervento risolutivo. Possono raggiungere gli operatori del GIS tutto il territorio nazionale. Ci sono squadre che hanno un diverso livello di approntamento e possono in breve tempo raggiungere tutto il territorio nazionale grazie ai nostri nuclei elicotteri o anche agli aerei dell'aeronautica militare. Appena giunti sul posto, si coordinano con l'autorità giudiziaria che era presente sul posto, tentano un contatto con la persona asserragliata. Ieri purtroppo il contatto che è stato posto in essere ha dato esito negativo, quindi si decide l'irruzione una volta informato l'autorità giudiziaria che è presente sul posto. Unitamente agli operatori del GIS, ieri erano intervenute due unità cinofile di cui si è dotato il GIS da qualche anno, che sono addestrate per la ricognizione e l'assalto alla minaccia presente all'interno dell'abitazione in assenza di ostaggi.